Giorno 21. Buonasera lettore e lettrice, bentornati in questo nuovo video. Continua il viaggio alla scoperta delle letture che mi hanno accompagnato nel corso del 2022, che abbiamo affrontato insieme grazie a questa sorta di calendario dell'avvento letterario, che sta ormai arrivando alle battute finali. Ancora una volta, come sempre, ci tengo a ringraziare tutti coloro che tra di voi mi stanno accompagnando con grande entusiasmo all'interno di questo viaggio e soprattutto ci tengo anche a dare il benvenuto a tutti coloro che stanno passando per questi schermi per la prima volta e hanno pensato di fermarsi. Vi ricordo se i miei contenuti vi interessano, trovate qui sotto il bottoncino per iscrivervi al canale e qui sopra la playlist per recuperare tutti quanti i video precedenti. Ma detto questo, bando alle ciance, vediamo chi è il protagonista di oggi. Abbiamo il nostro caro sacchettino sempre pronto alla mano e sempre più vuoto. Sono davvero curiosa di scoprire quale sarà il fortunato vincitore di oggi? Circe di Madeline Miller. Devo dire che questo romanzo è una di quelle storie che probabilmente quest'anno mi ha sorpreso di più in assoluto. Temo di essermici approcciata con un po' un pregiudizio, se vogliamo, perché si tratta di un romanzo molto letto, molto dibattuto e nel vederlo così esposto nelle librerie, erroneamente forse l'ho associato a qualcosa di estremamente commerciale. Non che ci sia niente di male in questo, però pensavo in una storiella banale, adatta insomma alle grandi masse, che quindi in qualche modo non rientrasse il mio gusto personale. Come accennavo, però, devo dire che fortunatamente mi sbagliavo alla grande, perché in realtà questo romanzo è assolutamente straordinario. È proprio vero che il fascino delle storie a volte sa essere particolarmente senza tempo, e probabilmente questo è molto vero, soprattutto quando si parla di mitologia, perché come il titolo stesso suggerisce, chiaramente questo romanzo racconta la storia della maga Circe, anche se in realtà è una descrizione piuttosto riduttiva, perché nel concreto si tratta di una storia molto più ampia. Chiaramente seguiamo i passi della protagonista sin dalla più tenera infanzia, sino poi alla crescita e fino ad arrivare all'incontro con Odisseo, che probabilmente poi è il personaggio per cui la maggior parte di noi la conosce. Credo che però la vera forza della storia non stia tanto dietro al racconto del mito in sé per sé, seppur in maniera più approfondita, ma nel raccontare la donna che si nasconde, dietro il mito stesso. La storia della Miller entra nella testa di Circe e ci racconta, sì, tutte le sue esperienze intrecciate all'interno della mitologia greca, ma lo fa ponendo una particolare attenzione alla figura femminile che vi si cela dietro, entrando quindi nella sua testa, scavando nella stessa e mostrandoci con una chiave particolarmente delicata quelli che sono i suoi pensieri. Attraverso le righe della Miller, Circe ci viene presentata come una creatura straordinaria, guidata da sempre da sentimenti fortemente contrastanti, perché da una parte non può negare la sua natura divina, ma dall'altra sente di appartenere in un certo senso anche al mondo umano, forse perché comunque i suoi poteri, per quanto importanti, non sono paragonabili a quelli che sono i poteri delle grandi divinità. In ogni caso, diciamo che questo contrasto che caratterizza un po' questo personaggio guida l'intera narrazione e la rende estremamente interessante, perché è una storia particolarmente umana, nonostante la protagonista sia poi a tutti gli effetti una divinità. Quindi sicuramente il pregio più grande di questa storia è proprio la sua protagonista, che è un personaggio incredibile, affascinante, che fa parlare di sé e che soprattutto ci permette di affacciarci all'interno della sua testa e dei suoi pensieri in maniera piuttosto esplicita. Secondo punto di forza poi è sicuramente la dimensione mitologica, se è un mondo che vi affascina a maggior ragione, questo perché è chiaro che per parlare di Circe non si può evitare di farlo a prescindere dallo sfondo storico. E quindi, oltre a lei, chiaramente andremo ad approfondire la storia di Odisseo, ma anche ad esempio quella di Giasone e per conseguenza quella di Medea. Insomma, la sua storia si intreccia inevitabilmente con tante altre storie che conosciamo, che per le quali abbiamo sentito dire. E la cosa più bella forse è che finalmente si vanno un pochino a mettere i puntini sulle i, perché tutti sappiamo che la maga Circe è la famosa maga che trasforma i compagni di Odisseo in maiali. Ma chi è veramente Circe? Da dove arriva? Che legame ha con il mondo mitologico greco? E soprattutto, cosa la spinge a vivere solitaria su questa isola
sperduta e a comportarsi in questo modo con le persone che vanno a visitarla. Tutto questo e molto di più viene sviscerato all'interno di questa narrazione, con una penna delicata ma decisa, con una scrittura nitida e che tiene il lettore letteralmente incollato alle pagine. Quindi, se siete appassionati di mitologia e volete approfondirla senza perdere però il fascino che si cela dietro la letteratura e dietro i grandi personaggi, questo è sicuramente il romanzo che fa per voi. Ve lo consiglio tantissimo perché a me è piaciuto da morire. Detto questo, a me non resta che mandarvi un grande bacio e noi ci vediamo domani. Ciao!